Ah, sono situazioni che bisogna sicuramente attenzionare, ma non perderci la testa, perché succede anche agli avversari. Quando succede questo, succede al contrario agli avversari, quindi non è una cosa che... Bisogna vedere i momenti della partita, i giocatori che abbiamo a disposizione, la stanchezza, il momento della partita, quando non hai più nulla da perdere, come il Perugia nel secondo tempo, e quindi rischi qualcosa in più e noi magari non abbiamo avuto la forza di ripartire negli spazi, abbiamo sofferto un po' il palleggio loro, dipende. Oggi la partita è stata sicuramente una partita condotta benissimo nel primo tempo, con grande caparbietà, raddoppiando su tutti i giocatori, facendo due gol, partita diciamo assolutamente dominata, anche se il Perugia è una squadra che ci ha dato molto fastidio, perché è una squadra che è di grandi palleggiatori, una squadra che è comunque forte, ha terminali offensivi importanti. Centrocampo palleggiano da Dio, quindi è una squadra di tutto rispetto. Secondo tempo loro avevano veramente poco da perdere, hanno cambiato assetto, hanno cambiato modulo, quindi hanno anche rischiato qualcosa. Anche il gol subito all'inizio sul calcio piazzato ci ha un po' così destabilizzato. Hanno fatto poi 20 minuti ottimi dove abbiamo rischiato di pareggiare. Nel momento in cui invece la partita se n'è messa, diciamo, tra virgolette, tranquilla, abbiamo subito su una rimessa laterale facile nostra nella loro area di rigore, nei pressi della loro area, una ripartenza che ha portato a rigore. E quindi niente, poi ci abbiamo provato, ma non era facile, anche perché, ripeto, abbiamo un po' di acciacchi, qualche giocatore in imperfette condizioni e via così. Quindi diciamo che oggi lo prendo come un punto importante, un risultato positivo contro una squadra molto importante. Secondo me Perugia, credo che quest'anno sia stata la migliore che sia venuta qui a Trapani, Puglia e Arezzo, perché ha dimostrato sia nell'individualità che nel collettivo di essere comunque una squadra. Sì, non, difficilmente siamo stati in difficoltà come quei 20 minuti del secondo tempo in altre situazioni, ma dobbiamo considerare anche il fatto che comunque loro erano sotto, che hanno una squadra, ripeto, che palleggia bene, che noi avevamo qualche piccolo problema, non siamo quasi mai riusciti a tenere palla su e tutte queste situazioni hanno portato al loro pareggio e comunque, ripeto, alla conclusione di una partita che è stata una partita per certi versi entusiasmante, ma poi alla fine anche sofferta. Però lì davanti manca l'uomo capace di sfruttare la profondità. Sappiamo chi è, meglio che sono sempre gli assenti. No, ma noi abbiamo anche qualche uomo che non sta bene, benissimo. Simone Basso viene da un infortunio lungo, abbiamo Ceramitaro che non si è tutta la settimana, abbiamo qualche giocatore che però devo solo ringraziare i ragazzi che stanno dando veramente il massimo per la causa e quindi niente, sono, ripeto, felice per il punto perché abbiamo giocato contro una squadra importante, forte, che ci ha messo in difficoltà, non lo sapevamo. Una squadra che si permette anche di avere una panchina importante, lunga e di giocatori di qualità, quindi dobbiamo, ripeto, essere contenti di questo punto perché, ripeto, è una squadra che a me è piaciuta molto oggi. No, no, ma io allora sono un po' deluso per il fatto che secondo me potevamo gestire meglio la gara. Però al cospetto di un Perugia così bravo, così forte, devo dire che sono contento del pareggio. Perché è una partita che è stata equilibrata per tantissimi tratti. Una partita che è stata, secondo me, giocata meglio da noi per alcuni tratti e poi meglio da loro per tanti tratti, dove Gomis ha compiuto due parate importanti, abbiamo fatto delle cose buone noi, ma hanno fatto tantissime cose buone loro. Quindi, ripeto, è un pareggio che dobbiamo prendere assolutamente come risultato positivo, perché è un pareggio che poi alla lunga vedremo che sarà importantissimo. Possiamo dire che ormai sono delle caratteristiche precise di una squadra che è questo e però su questo ha una classifica straordinaria, un Sì, valore. noi vogliamo giocarci sempre la partita. Io credo che sia questo anche uno spot per la Serie B, per il calcio. È naturale che vogliamo non prendere gol, vogliamo cercare di arginare le situazioni offensive avversarie, ma dobbiamo comunque cercare di proporre gioco. Oggi abbiamo preso due gol sul calcio piazzato, quindi va bene così. Ma anche sul 2-2 abbiamo cercato poi di vincere la partita, abbiamo tolto un centrocampista, abbiamo messo una punta. Perché sì, ma è una. Le nostre caratteristiche sono perché abbiamo costruito in questo modo la squadra e quindi è così.
Sì, prendi gol su calcio piazzato così come l'avevamo fatto, quindi ci sta che possiamo prendere gol su calcio piazzato, è stato bravo il difensore loro. È normale che ti destabilizza perché esci dallo spogliato sul 2-0, ti ritrovi 2-1, una partita assolutamente in grande equilibrio, quindi diventa anche difficile. Poi, ripeto, io insisto sul fatto che comunque loro hanno giocato una grande partita e noi siamo stati bravi, anzi, soprattutto dopo il 2-2, stare lì tranquilli e non prendere il terzo gol, anche se potevamo farlo. Quindi, ripeto, sono anche episodi, sono situazioni. Col Catania avevamo subito gol su azione, su un errore nostro. E qui, anche, ripeto, se è un errore nostro, ma è un calcio piazzato dove salta un po' tutti i meccanismi tattici, quindi ci può stare, secondo me. Non c'è stata disattenzione? No, ma la disattenzione nasce, ve l'ho detto prima, dal fatto che secondo me abbiamo sbagliato a battere un fallo laterale con un difensore, la squadra avversaria è ripartita, non siamo stati bravi a fermarli, nemmeno a fare fallo, e il fallo l'abbiamo commesso in area, l'unica zona dove non dobbiamo commetterlo, quindi...